l'ho messo dopo. Allora, riprendiamo esattamente da quel punto. L'ultimo movimento che avevamo visto nella prima parte era twist, tac, giro e scivolo. Da qui le braccia tornano con il palmo verso il basso e faccio uno chassé laterale e un porte bra. Allora, vediamo prima le braccia, da qui fanno questo e poi apro, porte bra e torno. A sinistra uguale, incrocio davanti alla testa, apro, porte bra e torno. Quindi da qui, tac, incrocio e appoggio, incrocio e appoggio. Le gambe fanno chassé laterale, passo, passo, chassé laterale, passo, passo. Mettetelo insieme se siete arrivate qui e fate chassé, passo e chassé, passo e. Da qua, saltino verso destra, tac, quindi piedi cosa faranno? Da qui, destra, sinistra, arrivo con ginocchio sinistro, la gamba sinistra in mezzo a punta. Quindi siamo arrivati qua e chassé, porte bra, chassé, porte bra, saltino. Ok, da qui c'è la parte un pochino più difficile. Abbiamo un cammello, ok, chiamiamolo cammello, ma non è proprio un cammello, perché lo fate in teoria solo con la pancia. Mi metto di profilo. Allungo il busto verso l'alto, quindi prima parte, busto in su, da qua contrari e contrario. Quindi sono qui e faccio allungo, contrari, contrario. Ancora, quindi siete arrivati qua e faccio chassé, porte bra, chassé, porte bra, saltino, apro, contrari, contrari, guardate ancora, saltino, apro, contrari, contrari, da qui aquila, destra, sinistra, e adesso metto il reverse, quindi da sotto a sopra. In questo caso io sempre la gamba sinistra in mezzo a punta. Parto dal basso, quindi sono già in plié, porto ancora più giù il bacino e in alto leggermente, porto sotto di me, contrazione addominale in glutei, continuo la contrazione sulla parte alta degli addominali e poi allungo verso l'alto. Ok? È esattamente il movimento opposto a quello che abbiamo fatto prima. Quindi, in sequenza, sarà calcolerà, saltino, apro e chiudo, spalla, spalla, chiudo e apro. Bene. Da qua appoggio il tallone sinistro a terra e faccio di nuovo una vibrazione con le gambe tese, le braccia salgono e da qui scendono facendo il profilo del mio corpo, quindi salgo, scendo, scendo, da qui comincio a piegare le gambe e porto dietro le braccia e poi sull'accento tan, rilascio in avanti. La cosa importante qui è piegare le gambe e la schiena, quindi sono nello shimmy, ho fatto lo shimmy,
scendo fino qua, continuo a piegare le gambe, metto la gamba destra in mezzo alla punta, porto il bacino di fuori, la schiena è ad arco, le braccia vanno dietro, da qua proseguo e quando sono praticamente con il busto attaccato con le ginocchia, rilascio il corpo solo, le braccia giù. Quindi il lavoro deve essere questo. Quindi non mi fate per favore questo lavoro qua. Quindi salgo, plie e giù. A questo punto ritorno partendo con la spalla destra, movimento dolce, spalla destra, spalla sinistra, spalla destra, spalla sinistra. 4 volte, da qui comincio a aprire. 5, 6, 7, 8. Quindi, pam, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Ora, a questo punto proseguo con il passo che chiamo kick con cambio. Porto sul fianco sinistro e torsione del busto, quindi il busto attenzione perché è importante che rimanga verso il pubblico, mentre il bacino gira e tiro sul fianco e kick. Di qua passo a sinistra, tiro sul fianco, kick. Tiro sul fianco, kick. 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 Questo movimento non è semplicissimo, però voi pensate veramente al kick, ok? E pensate a cambiare una gamba all'altra. Il tallone deve essere sempre sollevato dal fianco corrispondente, scendo, sollevo il tallone destro, il fianco destro, scendo, sollevo sinistro, scendo, sollevo destro, scendo. E tac. E tac. E tac. Ora, ne faccio 7 in tutto, l'ultimo qua. Chiudo sull'8 a sinistra e riapro per ripartire da drop, kick, drop, kick, passo, tac, passo, tac, twist, tac, giro e twist, tac, giro e baladi, pam, pam, salvo, scendo, salvo e pam, pam, salvo, scendo, salvo e pam, pam, salvo, scendo, salvo e 4 volte e scimi, tutto esattamente come prima e scendo e cambiamo destra, sinistra, allungo avanti, incrocio, tac e riparto, twist e twist e